Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi ho qui con me un pacco enorme che mi è stato inviato dai ragazzi di EMP Italia. Io non ho idea di cosa contenga questo pacco, mi è stato solo detto: vorresti un pacco natalizio da EMP? Certo che lo vorrei, naturalmente. Quindi ragazzi, ecco qui, è arrivato questo pacco gigante, non ho idea di cosa contenga, bisturi alla mano, andiamo subito ad aprirlo. Naturalmente EMP, per chi non lo conoscesse, è un sito che vende merchandising di naturalmente tema nerd, altrimenti io non sarei qui. Quindi abbiamo Harry Potter, Marvel e tantissimi altri fandom, Disney e chi più ne ha più ne metta, e anche merchandising metallaro. Ma ragazzi, io naturalmente non sono metallaro, non amo particolarmente il rock, però amo tantissimo la roba nerd, quindi loro lo sanno ed ecco qui il pacco. Andiamo immediatamente ad aprirlo e scopriamo cosa c'è all'interno. Vediamo un po', sono curiosissimo, spero lo siate anche voi e naturalmente spero di riuscire ad aprirlo, non ci riuscirò mai. Aperto con non poca fatica, vi ho risparmiato quelle immagini. Ragazzi, ecco qui. Vediamo cosa c'è all'interno. Tanta carta, sempre ben imballata la roba di EMP Italia. Ecco qui, troviamo il Black Friday che purtroppo ormai è passato. E poi dei pop. No, vabbè. Io questi pop li avevo visti, li puntavo da un po', ma non avevo il coraggio di comprarli. Ragazzi, sono i pop della serie Peppermint Lane, i pop di Natale. Questo è qualcosa di pazzesco, ma adesso ve li faccio vedere meglio. Ce n'è anche altri. Qui ne troviamo un altro e poi un altro ancora. Non c'è più nulla, il solito adesivo di EMP, quindi lo prendiamo. Questo qui lo attacchiamo sulla mia maglietta come si faceva ai vecchi tempi. Ecco qui EMP. E poi ragazzi, andiamo a sbirciare questi pop fantastici. No, ma questo è qualcosa di pazzesco. Questo qui lo avevo puntato perché è un pop con delle lampadine, un pop che si illumina. Naturalmente non lui, ma la casa spero abbia le batterie incluse, non ne ho la minima idea, ma ragazzi, tutte le finestrelle e la porta si vanno ad illuminare. Vi dirò già che questo sarà il mio presepe per quest'anno. Quindi grazie mille EMP Italia. Naturalmente vi lascio il link sotto in info box perché ultimamente stanno dando di matto, stanno praticamente per regalare la roba, il backstage a prezzo scontatissimo, quindi vi straconsiglio. Io naturalmente non voglio rovinare le scatole e adesso devo andare a cercarmi la mia tesserina. Eccola qui, non ero pronto evidentemente ad aprire dei pop, quindi ecco qui. Sul bordino troviamo Let's Make Cookies for Santa. Perché naturalmente si tratta di Mrs. Claus che prepara i biscotti col suo gattino. A me i pop che hanno in abbinamento un animaletto mi piacciono tantissimo. Ragazzi, sono fatti davvero molto molto bene. Anche i biscottini è qualcosa di spettacolare questo pop. E poi abbiamo il gattino che ormai conosciamo benissimo. Qualsiasi gatto ha queste sembianze, cambiano solamente la colorazione, ma questo ormai è un dato di fatto. Anche la sua basetta, quindi ancora meglio. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Ok, ecco qui la sua basetta ed ecco che abbiamo la signora Klaus col suo gattino. L'altro pop invece, vediamo qual è l'albero di Natale. Anche questo molto molto bello. Erano dei pop strani, dei pop che non sapevo se voler comprare o meno, quindi ci ha pensato MP e devo dire che me ne sarei pentito perché sono davvero molto molto belli. Anche questo sembra quasi fatto di ceramica, non sembra neanche un pop in plastica. Vediamolo meglio. Eccolo qui, molto molto bello. Guardate l'alberello di Natale con tutte le palline colorate sul retro, davanti, con questa sorta di elastico per capelli, con una stella di Natale e i rami che fungono da braccia. Nel frattempo si sentono clacson e di tutto provenire da fuori. E adesso andiamo ad aprire la confezione più grande, il Pop Town di Babbo Natale. Uno e due, ecco qui, adesso tiriamolo fuori.
qui troviamo anche delle istruzioni che non avevo mai visto dentro un pop. Vediamo, troviamo delle istruzioni che ci segnalano che abbiamo la necessità di trovare due batterie. Quindi mi sa che non sono incluse, ma va bene, le andrò a cercare successivamente e magari ve le mostrerò su Instagram, antonio.seria, metterò una foto della casetta illuminata con le pile inserite e magari potete approfittarne per seguire anche l'Instagram di MP Italia che troverete taggato lì nelle storie. Ecco qui, troviamo la casetta, è molto molto bella, la neve ragazzi è fatta davvero benissimo, io credevo fosse liscia e invece sembra ci siano dei glitter grigi, dei glitter argento sopra. Sono davvero molto molto belli. Spero si riesca a notare anche dalla videocamera questo effetto di neve luccicante sopra. E poi sotto, come vi dicevo, l'interruttore e il vano per le batterie. E poi dalla finestra ecco che abbiamo qui le tendine con la finestra semitrasparente che poi andrà ad illuminarsi. E nella parte bassa c'è anche l'alberello di Natale che si intravede dalla finestra. E poi la porta col candy cane è sopra la scritta Klaus. Quindi questa è a tutti gli effetti la casa di Babbo Natale. E poi ecco che abbiamo anche il corgi riciclato dal pop della regina Elisabetta, perché ne ho già uno esattamente lo stesso. Franco, come dobbiamo fare con questi pop riciclati? E poi abbiamo Babbo Natale, ragazzi, esiste di questa linea anche il Babbo Natale classico, quello lì col suo vestito rosso in stile Coca-Cola, ma devo dire che a me piaceva molto di più questo, perché intanto tiene tra le mani la tazza con scritto I believe, e quindi assolutamente fantastico, sono dei grandissimi geni, per non dire una parolaccia, e poi ha i mutandoni con gli alberi di Natale, le pantofole con il suo classico tessuto, i suoi batuffoli bianchi e il cappello che naturalmente richiama quello appunto di Babbo Natale. Io devo dire che questa versione casalinga di Babbo Natale la trovo divertentissima, quindi super super approvata, mi sembra davvero un presepe abbastanza carino e divertente da tenere esposto, non è un presepe realmente, però mi piace chiamarlo così, non lo so, sono stupido, ragazzi, ormai dovreste saperlo. E niente, sono assolutamente senza parole, EMP mi ha regalato questo set che io adoro, quindi grazie, grazie mille MP Italia, e naturalmente vi lascio tutti i link sotto in info box, come vi avevo detto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi pop che secondo me sono una bomba, tantissimo sottovalutati, ma io ve li straconsiglio. Pop natalizi, dovrebbero esserci anche i piccoli elfi, forse la casa del sindaco e anche la casa del postino, comunque troverete tutto linkato. E ragazzi, come al solito, antonio.seria mi trovate su Instagram, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con i vostri amici, fatemi sapere tutto quello che volete nei commenti, contattatemi su Instagram e che dirvi, vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità. Ciao!